Buonasera a tutti gli intervenuti e buonasera alla nostra Buonasera. ospite. Devo concentrarmi per il nome. Begonia Fejo Fariña, Buonissima. giusto? Autrice di origini spagnole che però vive nella nostra vicina Svizzera. Io sono rimasta, devo dire, molto colpita da questo libro. Si intitola Maraia per la casa editrice AUG, gruppo editoriale Alter Ego, e devo dire che mi ha coinvolto tantissimo. Questa protagonista, diciamo che mi ha lasciato un segno. Mi ha lasciato un segno perché questa storia è la storia di una donna che a un certo punto, per varie vicissitudini della vita che poi andremo a esaminare e a discutere con la sua creatrice, ha intrapreso un percorso che si può senz'altro definire autodistruttivo. E questo vortice di autodistruzione tende indubbiamente, secondo me, a tirare dentro anche chi legge questa storia, perché è veramente profondo, veramente fa molto riflettere, perché forse, secondo me, nella vita, non a questi livelli, per fortuna, però tutti abbiamo avuto dei periodi autodistruttivi. Maraia somma tanti mezzi per autodistruggersi, no? Dall'alcol al fumo, alla mancanza di cibo, ma nella vita tutti abbiamo avuto, l'ho avuto anch'io. Io all'opposto di Maraia mi autodistruggevo mangiando la notte, per esempio. No, è una forma anche quella, cioè è proprio quando sei completamente squilibrato e ti vuoi quasi far del male, perché poi tutto sommato sono cose che noi sappiamo benissimo, anche Maraia lo sa, se ne rende conto che si sta facendo del male, ma non ne puoi fare a meno. Ci sono tanti motivi che portano questa donna a cominciare questo tremendo percorso. Adesso ce ne parlerai tu di questi motivi. Diciamo che il primo, forse fra tutti, a parte una storia che forse è il colpo di grazia che viene dato a Maraia, che già è in bilico, no? Non è molto Stabile. stabile, però che le dà, diciamo, il colpo di grazia e la porta a iniziare questo percorso autodistruttivo. Lei ha un rifiuto delle regole che vengono imposte normalmente dalla società, dalla famiglia. Ecco, vuoi parlarci di Sì, questo? diciamo che Maraia fa molta fatica a stare nelle regole della società. La facciamo forse un po' tutti, nel senso che tutti per una cosa o per l'altra ci sta stretto quello che ci viene detto che dovrebbe essere giusto, che va fatto perché sì, eccetera. Ma lei non ha freni, quindi non riesce né ad adattarsi né a tacere su questa sua disapprovazione. Soprattutto perché gli altri non tacciono nel dire a lei quello che dovrebbe fare, quindi lei si sente anche in diritto di dire no perché dovete essere voi nel giusto solo perché siete la maggioranza, quando io mi sento di essere nel giusto per Ah, sì, è l'effetto poi contrario, no? Che si ottiene Esatto, cercando di se, porre agli cercando di altri, imporre queste agli sono altri, le sì. regole giuste per vivere una vita giusta, no? Esatto. A proposito di questa cosa vi leggo un brano di cui ne parliamo. Questo è perfetto. Prima dico due cose legandomi a quello che dicevi prima. Allora, diciamo che Maraia si intraprende questo percorso di autodistruzione e la goccia che fa traboccare il vaso è una storia d'amore finita. Ma ovviamente non è questo, cioè ovviamente per quanto poteva esserlo, non è questo l'unico motivo che la porta a fare questa, a
a prendere questa strada. Lei ha avuto tante delusioni dalla vita, vengono solo accennate in realtà nel testo. La prima è stata il fatto che suo padre abbia abbandonato la famiglia quando lei era molto giovane. Si capisce a un certo punto anche che ha subito un abuso da una persona adulta quando era piccola, non viene specificato chi sia questa persona, e poi questa mancanza di accettazione da parte soprattutto di sua madre, che dovrebbe essere l'amore incondizionato, e delle sue, della famiglia, sì, e delle sue due sorelle, che invece le sorelle, a differenza di Mariah, si attengono ad una vita che all'apparenza può sembrare, che loro vogliono far sembrare perfetta. Sì, ciascuna a modo loro, una con la famiglia, l'altra con il lavoro, sono perfettamente integrate in ciò che va fatto. Quindi Mariah va a pranzo da sua madre, e in questo pezzo un po' si capisce quello che lei pensa di quello che insomma va fatto perché è giusto. Con qualche minuto di anticipo arriva a casa di sua madre. Citofona, sono io, dice, e il portone si apre. Chiama l'ascensore. L'ascensore arriva, lei entra. Ed è qui che Mariah compie il rito che da poco più di un anno le permette di sopportare meglio quei pranzi, le cene, caffè, pasticcini. In ascensore chiude gli occhi e si visualizza, vede sé fuori da sé, si sdoppia Mariah. Ma in realtà non diventa il doppio di una, bensì due metà. Una, la Mariah che mamma non vuole e che non vuole mamma, resterà lì in ascensore per tutto il tempo che sarà necessario, finché l'altra Mariah non avrà consumato, sorridendo, il suo pasto e forse anche amabilmente parlato del più e del meno con le donne della sua famiglia. Infine si rincontreranno in ascensore, si rinfonderanno in una e se ne torneranno a casa, ma per ora il pranzo sta solo per iniziare. Mariah si frammenta e aspetta. L'ascensore arriva a destinazione, una scende, l'altra no. Quindi diamo avvio a questo pranzo, sediamo educatamente, aiutiamo mamma educatamente, teniamo la schiena dritta educatamente ed educatamente, chiudiamo la bocca masticando, puliamo le labbra prima di bere, posiamo forchetta e coltello sul piatto per non sporcare la tovaglia tra un boccone e l'altro, educatamente, e sorridiamo. Sorridiamo sempre educatamente, il che significa non troppo, un sorriso appena accennato, possibilmente non troppo caldo, non troppo gioioso, non troppo allegro. A un certo punto qualcuno dirà qualcosa di infelice. Forse la madre chiederà come stanno i bambini, come sta Paolo, e Marta parlerà ininterrottamente per 10 minuti o più della gioia di essere madre, della gioia di avere un marito dedito, innamorato, instancabile lavoratore. Non parlerà invece di quanto vorrebbe lui qualche volta la scopasse come la scopava 6 anni prima, come la scopava prima dei bambini, prima del matrimonio, prima della casa, dei chili di troppo e dei capelli bianchi. Marta è la sorella maggiore di Mariah, che è sposata e ha dei figli, quindi si legge tutto il suo disprezzo verso questa perfezione. Perfezione poi apparente. Ipocrita, esatto. Esatto. Sì. Esatto. E questo suo escamotage è quello che la fa, diciamo, sopravvivere a questi pranzi imposti che ritualmente per Natale, per i compleanni, per le cose. E lei ha trovato questo modo, questo sdoppiarsi. Infatti poi c'è una volta che trova l'ascensore guasto, quindi tipo... Sì, e lo deve fare sulle scale. Sulle scale. Ecco, un'altra cosa che la porta a questo percorso, una necessità di approvazione. Approvazione sì, diciamo che nonostante questo suo rifiuto delle regole, come tutti noi, anche Mariah ha bisogno di essere amata. Soprattutto appunto dalla madre, dalle sorelle, lei ha questa necessità, vorrebbe essere diversa pur di poter essere accettata, ma non è in grado di fingere di essere diversa. C'è un brano dove si capisce questa sua... O vorrebbe essere amata per quella che è, sì, ma si rende conto che è un po' troppo. Tre giorni a Natale, un Natale che non dovrebbe arrivare mai, potesse essere lei a scegliere, ma il Natale, mai i compleanni, mai le bugie, i sorrisi, gli abbracci festosi che accadono e poi non accadono più. È da Marta che pranzeranno quest'anno, da Marta, con i bambini e con Paolo, nella grande, candida, luminosa casa di Marta, così diversa da lei, così diversa dalla sua casa,
Quattro locali piccoli e bui, perennemente in disordine, spesso sporchi, ovunque tracce della sua vita, la sua vita che Marta chiama disordinata e che lei sapeva difendere fino a qualche mese fa. Non disordine, diceva, bensì libertà. Vivere in libertà, libera da vincoli, da obblighi, da schemi, da costrizioni, da compromessi. Libera, ecco cos'era Maraia prima di lui. Non doveva pensare che con lui sarebbe diventata migliore. Solo migliore agli occhi di Marta, forse, ma non migliore. Capisce che con lui l'unica cosa che avrebbe potuto essere sarebbe stata meno sé. Abbandonare Maraia per il sapore della normalità, per le minori critiche da parte di sua madre, perché Sara non si vergognasse a presentarla ai suoi dipendenti, ai suoi amici. E chissà, forse uscire talvolta la sera, uscire in una di quelle serate che la disgustano oppure la attraggono, una decina di persone intorno al tavolo, bere qualcosa, dire cose stupide, discutere di quale sia il miglior modo di indossare gli stivali, di che colore, con quale tacco, discutere del trucco alla moda, della cucina vegana, della vita privata dei personaggi, non persone, viste in TV. Questo suo immaginare di poter essere accettata dagli altri, essere adatta alla vita degli altri, no? Quindi arriva a immaginarsi in una di queste serate mondane con, certo, con sua sorella. Però ecco, c'è anche un rifiuto a questo cambiamento, malgrado lei sappia che sarebbe l'unica cosa che la potrebbe far sì accettare da parte soprattutto della sua famiglia. E infatti poi l'altra figura che è fondamentale in questo libro è quella di Francesca. Francesca è una, perché Maraia esce poco, sì, esce raramente, sì, esce quando in giro non c'è nessuno, sì, esce la notte, soprattutto esce per andare a portare via i vuoti, sì, delle bottiglie di whisky. Sì, Maraia si isola completamente, si isola dalla società, quando prende questa decisione, che prende molto consapevolmente, ok, adesso, visto che la vita tanto fa schifo, io non ho più voglia di credere che possa essere migliore di così, quindi per evitare di ricascarci in questa bugia, mi metto a bere, non ho il coraggio di uccidermi e quindi mi metto a bere. Questo è un po' il pensiero che lei fa. Sì, sì, consapevolmente. Consapevolmente. Cioè. E in questo iniziare a bere, lei non esce più di casa di giorno, cerca di evitare il più possibile di vedere delle persone, esce solo la notte, mangia poco e male, ed esce giustamente, come dicevi, una volta ogni due settimane, lei esce prima delle 20 a buttare i vuoti delle bottiglie, perché nonostante tutto le è rimasto un minimo di civiltà. E quando fa questo d'estate, ovviamente prima delle 20 è chiaro, non è buio. E in una di queste uscite incontra una persona che frequentava molto tempo prima, un'amica, una persona per la quale lei aveva fatto molto, che inizialmente non la riconosce perché Maraia è molto dimagrita, la pelle pallida, è sporca, non si cura. Completamente diversa. È una persona, cioè, quasi irriconoscibile, se non che Maraia fa, tra virgolette, diciamo, l'errore inconscio nel riconoscere invece questa Francesca, di sorriderle. E nel momento in cui le sorride, Francesca la riconosce, quindi non può più, diciamo, sfuggirle, no? Francesca, siccome lei ricorda molto la persona che era Maraia, si intrufola nella sua vita. Ecco, ma infatti in questo libro Francesca è quasi una presenza in punta di piedi, proprio, sì, non, perché non si impone, non giudica, non le dà consigli. È semplicemente la sua presenza, questa mano tesa senza giudicare, che poi sarà diciamo l'inizio della rinascita, sì, di Maraia. È una figura quasi, quasi marginale nel romanzo, quello di Francesca, perché è proprio, sì, è molto, una cosa delicatissima. Lei è molto discreta, molto, no? Discreta. Lo è nella vita di Maraia e lo è di conseguenza nel romanzo. Certo, ma è tutto quello che forse Maraia cercava. È raccontato da Francesca, sì, in realtà, certo, nel primo capitolo ce lo dice, c'è questo salto temporale, quindi è nel momento in cui loro si incontrano, lei gli racconta tutto quello che accade da quel giorno in poi e quello che era accaduto prima, e quindi tutto questo percorso che dura 2 anni della vita di Maraia è raccontato, certo, da Francesca in terza persona, tranne quando racconta i propri pensieri, certo, che li racconta in prima persona.
E lei sì, è un'amicizia non giudicante, è forse quell'amore incondizionato che non ha da sua madre, ce l'ha da Francesca, che vuole a tutti i costi salvarla senza imporle di salvarsi, senza imporre, diciamo, certo. Ricordarle... Non criticarla, non sì, dire non devi fare esatto, così perché... no, semplicemente esatto, dandole, è proprio come se una persona che sta affogando le dai, sì, le tendi una mano, le dai un appiglio, però deve essere quella persona che è in pericolo a scegliere di aggrapparsi, può anche decidere di non aggrapparsi e di continuare nella sua autodistruzione. Sì. Ecco, hai un brano per questa... Sì. E in questo brano c'è questo passaggio dalla prima alla terza persona narrante, perché a volte, diciamo, sì, è visto dal narratore, per quanto sia sempre Francesca, a volte sul pensiero della Francesca stessa. Ed è dopo che si sono incontrate, quando vanno per la seconda volta in casa di Maraia insieme. Non parla Maraia, mentre con Francesca sale i due piani di scale fino alla sua porta. Non parla, ma già sente la bramosia delle parole che premono per uscire. Poi sarà whisky, sarà caffè e sarà sigaretta. E sarà anche Francesca che ascolta e infonde pace fra queste mura torturate e impregnate dal dolore e dalla rabbia, dalle lacrime piante e da quelle trattenute, dalle parole urlate e da quelle inghiottite. Dice poche cose Francesca, interrompe solo raramente Maraia, fra odori di whisky e denso fumo, passano le ore ed è presto l'indomani, la mezzanotte. Francesca abbraccia Maraia prima di uscire, Maraia non risponde al suo abbraccio, non si abbandona. Abbraccio un corpo rigido, ma so che cambierà. Ora che l'offro alle mie braccia e dico ci vediamo domani e lei non dice niente, non dice no, so che cambierà. E sarà ancora lì la sera dopo e quella dopo ancora di nuovo. Sarà lì ogni giorno fino a lunedì successivo. Maraia parla sempre molto, ma piange anche qualche volta, come ora. Piange senza accettare compassione che comunque Francesca non le offre. Niente moti di compassione verso di lei, se l'è promesso. Mi sono promessa di non compatirla mai, non è di questo che ha bisogno. Ha bisogno di qualcuno che le ricordi la donna che era, la donna che rinnega e che io ho amato e a cui devo tanto. Una donna che non si arrende, una donna capace di distruggere i limiti in nome di un sé forte, invece di distruggere sé in nome dei limiti. Una donna capace di commuoversi ascoltando il suono del vento durante un temporale estivo. Capace di commuoversi per le risa dei bambini, per i primi germogli di primavera o la neve sottile di dicembre. Pensa anche a questo, Maraia. Pensa che forse quella vita, la vita che ha chiamato di merda 17 mesi fa, l'ha giudicata con occhi altrui, non con i suoi. I suoi occhi che sanno vedere amore nelle piccole cose e fidarsi anche quando bendati si trovano in mani nuove. Non era forse capace lei di amare anche le sere di pioggia senza ombrello per la sensazione di vita che le davano? Ed è con questo pensiero che Maraia si addormenterà stanotte. Il pensiero delle sere estive di pioggia senza ombrello. Il ricordo di quando si toglieva i sandali per camminare piedi nudi nella pioggia, copiosa e rinfrescante, camminare senza fretta, camminare con piacere, volgere al cielo il viso e farsene baciare ogni millimetro. Ecco, Maraia, nei suoi tempi migliori, era comunque una persona amante del bello, sì, amante dell'arte, una persona che frequentava... Sì, mostre, concerti, teatro, libri, leggeva tantissimo. Tutte cose invece dalle quali poi è rifugita, rintanandosi. E sarà proprio questa bellezza dell'arte che insieme a Francesca le daranno sì, una mano a uscire da questo abisso. Sì, perché questo suo amore per la bellezza lei l'ha proprio messo da parte, perché ha sempre questo... questa piccola luce, no? Che la vita che bussa nella e lei che rifiuta di ascoltare. Tu e bussi, ma io non ti apro. Sa che se si dovesse abbandonare a queste cose potrebbe veramente essere devastata di nuovo, ha veramente paura di ricrederci un'altra volta. E le accade un giorno casualmente mentre sposta qualcosa in casa, cade dalla libreria un libro di poesie di Borges e cade aperto. E quindi lei si trova questo libro aperto davanti e non riesce a resistere alla tentazione di leggere queste poesie. Maraia, che come me in questo siamo simili, non solo in questo, in alcune cose siamo simili, legge la poesia ad alta voce.
e quindi passo questa serata a leggere la poesia, e questo è stato il suo primo incontro, diciamo, non volontario di nuovo con l'arte. Invece leggo il pezzo della prima volta che lei decide di andare a fare una cosa come le faceva una volta, e quindi va ad ascoltare questo concerto per il violino solo. Che una volta era normale, invece questa volta sembra quasi un'impresa titanica. È un'impresa titanica di questa donna, è un violino elettronico, ho preso spunto da un concerto al quale effettivamente io ero stata durante un festival a Bellinzona. Questa donna che oltre a suonare danza col corpo e col viso ciò che sta facendo. Ogni senso di quella donna pare far musica e vivere di musica. Sono parole, sensazioni, odori e gusti. Ancora un brano, ancora un sorriso e poi più nulla. Buio e luce sul palco, buio e luce nella sala affollata. Non si alza subito Mariah alla fine del concerto. Scoppiano gli applausi, poi calano. Lentamente le persone lasciano i loro posti ed escono, ma non lei. Siede in silenzio Mariah. Lacrime solcano il suo viso, spaventano il suo cuore e tormentano i suoi pensieri. Maledette emozioni che non sa controllare. Non riesce a decidere se essere felice o furiosa, se ringraziare o odiare Francesca, se ringraziare o odiare Borges. Quelle parole lette solo poche settimane fa. Parole che uccidono di luce e colore, parole dure e calde, parole che ha letto e ascoltato. Maledetta abitudine di leggere le poesie ad alta voce. Parole che le sono entrate dentro l'anima. Parole intrise d'amore e dolore nel pronunciarle, con il nodo nella gola e gli occhi gocciolanti. Torna a casa, Mariah. Cammina lungo i più di 2 chilometri che separano il suo buio appartamento dal teatro. Cammina con un lampo di bellezza nel cuore, con la consapevolezza e la paura che non muore, non è ancora morta, fatica a morire. Ci prova, a ogni sorso ci prova, ogni notte a bere whisky e fumare, bere caffè. Ci prova ma non sa. Dimentica ogni giorno un po' di più come morire e ogni giorno un po' di più rivive. Viveva già dal giorno che ha ripreso a scrivere, persino il suo voler morire è vita e volontà. Torna a casa, Mariah. Ogni passo che compie le suona come 1000 tamburi nella testa, il suono delle scarpe sull'asfalto, il suono del cuore nella gola, il rumore del suo respiro affannoso e il rumore dello sfregamento delle maniche della giacca. Torna a casa, travolta, densa, nauseata dalle emozioni. Torna a casa e nemmeno sa più pensare che è troppo, che non è ciò che voleva. Sale le scale, presa da un'energia improvvisa. Sale le scale, apre la porta, toglie la giacca, prende il bicchiere, apre la bottiglia, un sorso. Solo un sorso e poi lo fa. Cammina fino in sala, accende lo stereo, strae dalla custodia un CD, alza il volume e avvia. La passione, la poesia di Kate Jarrett risuonano in tutta la casa. Circondata da così tanta bellezza, Mariah è perduta e ne gode. Non sa più nemmeno rifiutare il piacere. Whisky, Jarrett. E dopo aver acceso una sigaretta, Mayakovsky dà il via a un'incantevole serata ricca di dolore e di vita. Una serata che diventerà nottata. Solo dopo ore di Jarrett, ore di poesia letta danzando ad alta voce e ore di whisky, crollerà. Crollerà come pressoché ogni notte da mesi, ma non crollerà disperata, non oggi. Lascia la bellezza scorrere, la commozione impadronirsi, il piacere invadere. Piange di gioia, Mariah, di una gioia quasi dimenticata, estremamente bella. Quanto hai amato Mariah mentre scrivevi questo libro? Tanto. Ho amato Mariah tanto e l'ho anche odiata tanto, perché per raccontare certi dolori di Mariah che sono così intensi, così forti e così duri, ho dovuto a volte andare a ricercare i miei dolori, magari diversi, ma per trovare le parole che dessero densità, no? E quindi ci sono stati dei momenti molto duri. Mentre lo scrivevo e mi ha fatto piangere tanto e non sapevo mentre lo scrivevo, soprattutto fino a metà non sapevo se avrebbe avuto la forza di rialzarsi né come. Cioè il capitolo dopo questo che ho letto, del quale non voglio parlare troppo perché è un capitolo molto intimo, il più lungo del libro, io non sapevo che sarebbe accaduto, diciamo. Mariah ha raccontato a me un po' la sua storia, quindi, ma spesso quando scrivo succede così, decido delle cose iniziali o mi vengono e poi da lì nasce la storia. In questo caso io sapevo che questa donna era in questo buio nebuloso,
rappresentato molto anche da questo suo continuare a fumare sigarette in questa casa chiusa, buia, ma non sapevo se, quando e come avrebbe trovato permesso uno spiraglio di luce di entrare. Tu hai fatto una dedica all'inizio del tuo libro, molto semplice ma molto bella. A tutti i disoccupati, agli abbandonati, ai malati, ai dimenticati, agli invisibili, agli emarginati e agli incompresi. Quindi diciamo che questo libro alla fine forse vuole essere anche una speranza, sì, per sì, queste persone. Infatti, che passano per svariati motivi dei periodi. L'ho scritta a libro finito e non sapevo veramente a chi avrei dedicato questo libro. L'ultimo l'avevo dedicato a mia madre, quindi era abbastanza semplice, nel senso mettere la dedica semplicemente per questo dovere di avermi dato la vita e per l'amore, no? Questo nel momento in cui dalla redazione mi hanno detto ok, se vuoi aggiungere la dedica, una citazione, e io ho detto a chi? E poi tutte queste persone sono Maraia, e Maraia è tutte queste persone, quindi il fatto che lei abbia questo percorso così, così duro e che poi comunque riesca da sola o con l'aiuto dell'amore e della bellezza, cosa in cui io credo molto, a venirne fuori, mi ha fatto decidere che queste sono le persone che avrebbero forse bisogno di leggere Maraia. Cioè tutti, ma siamo una cosa o l'altra, ci sentiamo tutti, almeno in un momento della nostra vita mi sono sentita abbandonata, dimenticata, incompresa, emarginata, invisibile, cioè quello che tutti, nessuno ha una vita perfetta. Esatto, tutti. È un po' tutti. Esatto, no? Quindi vuole essere proprio un augurio, e con questo augurio Begonia, Maraia e io salutiamo il nostro pubblico e vi ringraziamo. Grazie mille.